Siamo veramente contenti di essere qui oggi alla sala Falcone Borsellino del quartiere Reno, che ci ha gentilmente concesso il patrocinio di questa manifestazione. Il nostro impegno non è tanto, diciamo, di radunare le folle oppure avere, diciamo, riempire gli Cortei. stadi, esatto, o cortei. Siamo già contenti che siate voi qui a sentire questo nostro lavoro, questa nostra attività. Ho ringraziato il quartiere Reno e non potrei non ringraziare la provincia di Bologna, che è rappresentata qui dalla dottoressa Campedelli, qui dietro a voi. Noi abbiamo presentato un progetto proprio per la lotta contro le MGF, su un bando che è stato bandito dalla provincia sulle, diciamo, Innovazione. le innovazioni nel quartiere e le innovazioni Nella provincia. nella provincia. E ci hanno dato un contributo abbastanza, diciamo, notevole su quello che avevamo richiesto. Non copre tutto il progetto, però abbiamo ricevuto un contributo. E quello che ci ha fatto molto piacere è che ci hanno preso in considerazione. Vuol dire che è un lavoro, anche se qui le mutilazioni genitali femminili non è un problema di primo piano, vuol dire che comunque c'è un interesse delle istituzioni pubbliche come la provincia e Il il quartiere, quartiere. ecco. Il mio intervento si porterà soprattutto, diciamo, su progetti della nostra associazione. E l'impegno, il nostro impegno nella lotta alle MGF. Qui abbiamo presente tutto lo staff dell'associazione, c'è la Eleonora Bentivoli, c'è la Elena Lodi e il dottor Shahid Mansour. Alla mia destra la dottoressa Cichitano, che è la responsabile di questo progetto. Abbiamo Manca. portato, sì, manca uno che è in America per lavoro, quindi Donato Di Ferdinando. La nostra associazione si è costituita nel novembre del 2003 dopo un percorso durato molti anni. E il nome Ghinà in lingua Dogon del Mali significa grande famiglia e la nostra associazione intende essere una grande famiglia internazionale. E come avrete visto nel nome, c'è un simbolo un po' strano che appare. È il simbolo del Kanaga, è una stilizzazione della maschera Kanaga che raffigura una croce, dove i bracci superiori rappresentano il cielo, l'universo e l'origine del popolo Dogon, e i bracci inferiori la terra. Quindi la parte centrale è l'energia vitale che lega il cielo e la terra e rende fertile la terra. Perché questo simbolo? Questo simbolo per significare che malgrado le nostre differenze culturali c'è sempre una strada per essere uniti. Gli scopi della nostra associazione: tutelare i diritti civili attraverso la lotta contro le mutilazioni genitali, creando una rete di sensibilizzazione nei villaggi, in Mali noi operiamo nei paesi Dogon in Mali, nel rispetto delle realtà locali, perché questa non è una realtà, diciamo, piccola, questa nel Mali è una realtà diffusa, perché il 94% delle donne subisce questo fenomeno. Noi vogliamo fare anche la sensibilizzazione in Italia sulle popolazioni immigrate e su quella locale. Vorremmo anche diffondere cultura ed arte attraverso convegni come questo qua che abbiamo organizzato, seminari e incontri reciproci. L'immagine che vedete è, diciamo, il paese Dogon, questo. C'è una scogliera alta qualche centinaia di metri e lì ci sono le tombe, quindi questo è un guardiano delle tombe degli antenati del villaggio.
Noi vorremmo anche sostenere l'istruzione per i bambini in condizioni economiche disagiate. Come vedete su questo banco qua, siamo andati alla scuola elementare del villaggio e i bambini avevano un libro di testo per 5 a banco. E questi hanno detto che l'hanno potuto fare soprattutto con il nostro aiuto. Noi avevamo dato un piccolo aiuto economico e con questo hanno potuto provvedere a un libro di testo per 5. Se no era ancora... nemmeno quelle aveva. E favorire l'alfabetizzazione degli adulti e soprattutto delle donne. Il problema delle mutilazioni è un problema molto sentito e una questione importante è che non c'è molta sensibilizzazione e quindi se si riesce a alfabetizzare le donne forse si riuscirà a in qualche modo a sradicare questa pratica. Vorremmo anche promuovere incontri ed attività nel campo interculturale. Qui in Italia abbiamo fatto delle visite nelle scuole e anche dei corsi di aggiornamento per gli insegnanti, soprattutto legati alla cultura Dogon ma anche più allargata. Il sostegno di progetti per l'educazione allo sviluppo e alla ricerca di sostegno in campo psicologico, con l'aiuto esatto della dottoressa che è una specialista. Vorremmo anche offrire materiale alle scuole in modo da realizzare delle strutture perché, come avete visto prima, il materiale manca molto. Supporto didattico. Esatto. Qui ho riassunto un po' i nostri scopi, quindi c'è l'istruzione, la salute, l'alimentazione e l'intercultura. Nell'istruzione paghiamo la rete scolastica dei bambini che hanno delle difficoltà economiche. L'alfabetizzazione delle donne, abbiamo dato anche un contributo per un asilo al villaggio, e per la salute la lotta alle mutilazioni, e c'è anche un centro parto sicuro che è in progetto. Per l'alimentazione dal Banco del Miglio è già avviata nel 2003 in intercultura gli incontri e le mostre che possiamo fare. Per quanto riguarda le donne, in più delle loro attività normali come lavorazione delle pighe di miglio oppure lavorare al pozzo, quindi si è intrapreso di alfabetizzare per dargli ancora uno strumento in più per capire un po' le loro problematiche. E uno dei progetti che ci hanno sottomesso loro l'anno scorso è di avere una casa dove si possono incontrare e avere un po' il loro mondo, e incontrarsi e discutere delle loro problematiche. La Banca del Miglio consiste a acquistare del miglio dai contadini quando ne hanno in più e rivenderli a loro quando non ne hanno più, però con una sovratassa minima, perché sul mercato dai raccolti ai lati raccolti il prezzo sale di più di 100%, quindi uno arriva alla fine che non ha più i soldi per comprare il miglio e non ce l'ha più nemmeno nel granaio. Questa è una fissa di granai come tipicamente si incontra nei villaggi dopo. Allora, adesso veniamo alle MGF. Le MGF non sono né un argomento di bellezza né un segno di facile riconoscimento come il secondo e né diciamo un elaborato tatuaggio di cicatrici che uno vorrebbe magari mostrare con fierezza. È bello, ma che ve lo sognate se ve lo mostro. Invece sono un mosaico di donne formato di 150 milioni di donne, quindi non è un fenomeno marginale. Uno dice ma magari così. Magari qui in Italia è marginale, però nel Mali è veramente una cosa molto importante. La dottoressa vi parlerà adesso delle MGF, il significato, il futuro
le problematiche psicologiche. Invece la dottoressa Safiatou Kale, medico-chirurgo, specialista in ginecologia e ostetrice, e viene da Roma, ci parlerà delle conseguenze delle MGF. Lei è una cittadina del Mali che è qui da circa 18 anni, che si è laureata qua all'Università di L'Aquila. Qui non c'era bisogno di commento e questo è il nostro obiettivo, di far capire che si può e si deve essere felice anche senza subire le mutilazioni genitali. Grazie. Spiegato un po' tutte le gli scopi della nostra associazione, vi ha fatto vedere quello che noi facciamo. Facciamo nel piccolo, facciamo tutti gli anni. Anche quest'anno noi il 26 novembre partiamo e andiamo per un mese giù in Mali a dare una mano alle donne, soprattutto alle donne. Io mi occupo in questo convegno delle mutilazioni genitali femminili e delle conseguenze in un certo senso, le conseguenze e le problematiche psicologiche. Ho fatto una dedica a questo mio intervento e ve lo voglio... Ecco, questo lavoro lo dedico alle bambine morte anni fa a Tumuktu. Tumuktu è un paese famosissimo, c'era una biblioteca importantissima a Tumuktu. Il deserto avanza e quindi crea anche delle difficoltà in questa città. A seguito delle scissioni, non ricordo l'anno con precisione, mi è successo qualche anno fa, un po' di anni fa veramente, su 300 bambine scisse ne morirono 299, perché la scissione viene fatta in modo rituale e in gruppo. Se c'è qualcosa che non va, se c'è uno strumento infetto, tutte subiscono l'infezione, tutte vengono infettate, e quell'anno se ne salvò soltanto una. Questo ha fatto sì che a Tumuktu non si pratica più l'escissione. Tumuktu ha il minimo numero di persone che praticano questo intervento. Penso sia un 6% nella regione di Tumuktu, è veramente bassa se considerate che in Mali c'è il 94% delle donne mutilata. Lo dedico anche a tutte le bambine che sono morte a causa delle mutilazioni genitali femminili e a chi continua a soffrire per le conseguenze riportate da queste pratiche nefaste. Non tutte le donne ovviamente soffrono, c'è anche chi ha subito una escissione di primo tipo, diciamo, e poi le vedremo più avanti quali sono. Ci sono molte donne che sono orgogliose di aver subito questa pratica, perché è un fenomeno molto complesso, non è facile neanche da spiegare. C'è un discorso di appartenenza, per cui le donne, se e quando sono bambine, vogliono essere mutilate per essere uguali alle altre bambine. Non ci deve essere nessuna differenziazione fra di loro, perché se una bambina non è mutilata viene presa in giro dalle amiche, ovviamente. Allora in Mali noi facciamo sensibilizzazione, facciamo in modo che le donne africane si diano da fare per sensibilizzare le mamme, le donne, e fare in modo che questa pratica venga a decadere piano piano. Noi siamo sicuri che questa cosa non può accadere dall'oggi al domani, ma siamo già contenti se in qualche anno riusciamo ad abbattere in un certo senso le proporzioni, diciamo, di questo fenomeno, che sono veramente vastissime. Il mito, molti mi chiedono sempre: ma da dove viene questa cosa, l'origine di questa mutilazione? Io spiego sempre che ci sono molte etnie, quindi ogni etnia ha una spiegazione, quindi molte sono le spiegazioni che si possono dare su queste mutilazioni. Non si sa come, però vediamo che in Africa c'è tutta la fascia della Sahel, la subsahariana, che è coperta da una parte all'altra di queste pratiche tradizionali. Non sappiamo, io vi posso spiegare il mito nei Dogon. Che cosa succede
Questa non è una favola, ma è il ricordo di un racconto africano, un racconto che con il suo significato mitologico ed ancestrale ci vuole spiegare le origini delle mutilazioni genitali femminili. La racconto perché vogliamo mantenere e salvare la tradizione e la cultura dei Dogon, ma intendiamo scardinare questa pratica che condanniamo perché porta alle donne indicibile sofferenza. C'è da fare una premessa. Qui, quando si parla di mutilazioni, specialmente in Italia, spesso dicono è una tradizione, è una pratica tradizionale, è una tradizione culturale, è un qualcosa che non si può scardinare. Sicuramente noi non lo vogliamo fare dall'oggi al domani, ma dobbiamo dire che la cultura non è statica, la cultura è in movimento, continuamente si modifica e cambia, e quindi noi non dobbiamo pensare che abbandonare questa pratica possa essere un abbandono della cultura. La cultura è tutta un'altra cosa, non è fatta solo di questa pratica. Nel silenzio della notte, lontano dalla falesia, nella pianura Dogon, magia, credenze, tradizioni ancestrali, maschere fantastiche e danzatori frenetici fanno rivivere miti sacri ed antichissimi. Sedute accanto al piccolo fuoco ascoltavamo parole Dogon senza comprenderle. Con gli occhi della fantasia, luci ed ombre, maschere e movimenti e ritmi prendevano forma. Riuscivo così, non si sa come, a capire, e non solo. Vivide in me erano le immagini del racconto che ascoltavo. Chiare erano nella notte i gesti, i tonni che seguivano, enfatizzando il parlare ed il raccontare in una lingua per me incomprensibile. Tutto quello che noi facciamo vedere è poi pubblicato lì, fotocopiato negli atti del convegno che vi abbiamo dato, perciò io salterò sicuramente qualche cosa, ma sappiate che nella vostra dispensina c'è tutto. Sì, sì. Non ho capito, esiste alcune realtà? Delle realtà in cui l'assoggettamento è forzoso? Sì, certo. Assolutamente. Sì, sì, sì. C'è una... Ci sono molte donne che sono orgogliose di fare questo e sono bambine, dicevo prima, che vogliono fare questo per essere poi uguali alle altre, quindi di appartenere, ecco. Poi ci sono le bambine che ovviamente si difendono in qualche modo, eh? Diciamo che per tenere ferma una bambina di 7-8 anni ci vogliono almeno 5-6 adulti, e nelle conseguenze fisiche spesso e volentieri troviamo delle fratture ossee, proprio perché la bambina cerca di difendersi come può, per cui non è detto che è sempre così. Ci sono queste due visioni, ci sono nella bambina sentimenti positivi e sentimenti conflittuali, ovviamente, perché quando c'è da fare la mutilazione è una festa, la bambina riceve tanti regali e questo lo vedremo anche più avanti, però è ovvio che la bambina non può essere contenta di una cosa del genere. Nel momento in cui sente il dolore, vive anche le figure genitoriali come delle figure che la tradiscono in un certo senso, che le fanno del male, quindi c'è un'ansia, poi vi spiegherò nelle conseguenze psicologiche, che è un'ansia non verbalizzata, ma è un'ansia che la bambina si porta dietro, è un trauma, possiamo dire, non voglio dire proprio un trauma con la T maiuscola, ma è un trauma che poi porterà la bambina a creare un substrato per altri traumi nel corso della vita, e quello fa da stampino per tutto il resto. Quindi quando io vedo una donna di una certa età che parla di un aborto, di una situazione qualsiasi, di un abbandono, e cerco di risolvere questa, spesso e volentieri dobbiamo andare molto a ritroso, e a volte salta fuori anche questo piccolo trauma che è la mutilazione genitale. Ripeto, non in tutte le donne, però mi è capitato anche questo. Allora, il dio Amà creò l'universo con delle zolle d'argilla. E per il popolo Dogon l'universo era racchiuso in un paniere ed è stato creato dal dio Amà. Le lanciò nell'immensità, dando così origine agli astri, al sole, alla luna, alle stelle. Per la stella più brillante, Sirio, usò un'attenzione particolare. Un piccolo dettaglio, la stella Sirio era conosciuta dai Dogon prima ancora che venisse scoperta dagli astrofisici, diciamo, quindi dagli scienziati. I Dogon parlavano della stella Sirio prima ancora che venisse scoperta dagli occidentali.
E questo è un mistero. Per il Sole e la Luna fu più complicato, ci volle più tempo e diversi materiali. Per la Terra ci mise impegno, dedizione e tanto tanto amore. La creò con una zolla d'argilla lanciata nell'immensità, così come aveva fatto nella costruzione degli astri. Usò il fango, quindi questo fango si distese, si allargò ad est e ad ovest, in basso a sud e in alto al nord, e mentre si allungava assumeva le sembianze di un corpo asessuato, un corpo molto bello, poi lo leggerete sulla dispensa, i capelli molto lunghi, due occhi affascinanti, perché il Dio ovviamente la fece così, con questo fascino, un fascino particolare, proprio perché non aveva nessuna compagna, quindi sperava di crearsi la sua compagna con la Terra. Il corpo assunse fattezze femminili. Il Dio Amà non aveva una compagna e per questo motivo diede alla Terra quel fascino particolare, un calore leggero come il vento del deserto che lo portava a desiderarla. Come sesso le diede un formicaio e come clitoride un nido di termiti bianche come lo zucchero. Con la sua nudità la Terra, anche se priva di parola, lo attirava e così si avvicinò per unirsi a lei. Ma all'improvviso il termitaio si raddrizzò con tutta la sua energia e potenza. Si verificò così una grande disobbedienza, il primo disordine in assoluto. Fu l'errore primo, perché la Terra, mostrando con il suo termitaio la sua natura maschile e dunque lo stesso sesso del Dio Amà, rese impossibile l'unione. Però non poteva farla franca, perché Dio, essendo onnipotente, volle con un colpo tremendo abbattere il termitaio che con la sua sfrontatezza aveva osato opporsi e ribellarsi al suo volere, e si unì così alla Terra scissa. In seguito ebbe altri rapporti con la propria sposa e generò altri figli. Sono questi gli antenati del popolo Dogon. Il popolo Dogon ha un animismo un po' particolare. Diciamo che dalla unione, dal primo disordine, quindi dalla scissione e dall'unione, nacque un figlio, la volpe. Questa volpe poi ha creato vari problemi nel corso della vita della Terra. Adesso cercheremo di seguire un percorso preciso. Con altri rapporti ci sono stati altri figli e c'è tutto l'animismo dei Dogon, quindi con la presenza di Baranabara, Gileino, Mo, che sono gli spiriti in un parallelismo particolarissimo del mondo Dogon. È come dire che il mondo Dogon vive un mondo fatto di esseri umani e un mondo fatto di Baranabara, Gileino, Mo, che sono gli spiriti, le divinità che vivono nella campagna, nel vento e nell'acqua. Quelli del vento sono molto particolari, io li amo chiamare i demoni del vento, perché se toccano l'uomo lo fanno impazzire. Qui c'è una caratteristica particolarissima, la follia nel popolo Dogon viene vissuto come un qualcosa che arriva dall'esterno, ti tocca e tu perdi l'orientamento, diventi schizofrenico, hai degli atteggiamenti. Mentre nella visione occidentale la follia parte dal di dentro, non viene mai considerato un qualcosa che ti è stato fatto da uno spirito, non è impazzito perché qualcuno gli ha fatto la magia. Questo era forse tanto tempo fa. Nel frattempo il primo figlio del dio Amà, la volpe, voleva possedere la terra sua madre. La Terra oppose una grande resistenza, riconoscendo questi attacchi come gesti incestuosi. Abusò della Terra, la volpe, e si impadronì della parola prendendone il potere. Dopo questa violenza, il dio Amà si allontanò dalla sua sposa, ritenendola impura e quindi incompatibile con il suo regno divino, e se ne andò in cielo portando con sé gli antenati figli della sua sposa. Fu a questo punto che decise di creare direttamente gli esseri umani. Così prese del fango e, lanciandolo dall'alto del cielo, due sfere di argilla attese che queste due piccole masse si organizzassero. Quindi lanciò queste palle di fango e aspettò che prendessero forma le membra, piano piano si allungasse, ecco. E divennero così due esseri umani. I Nommo, che volevano abolire la doppia nascita, vollero intervenire. Quindi cosa fecero? Disegnarono sulla terra il profilo di due anime
e chiesero all'uomo e alla donna, creati con queste palle di fango dal dio Amma, di sdraiarsi sopra. Così l'uomo si stese sulla sua anima e la donna volle fare lo stesso. L'essere umano ebbe così due anime di diverso sesso, come se ci fossero due persone distinte in ognuno dei due esseri creati da Dio. Qui mi piacerebbe anche riprendere Jung. Anche Jung diceva che nell'essere umano c'è una parte femminile e una parte maschile. Anche noi, in soldoni, quando parliamo del cervello, diciamo sempre: il nostro cervello è fatto da due emisferi, la parte sinistra che è più femminile e la parte destra che è più razionale. In un certo senso lo ritroviamo anche nella nostra visione occidentale, questa differenziazione. Nell'uomo l'anima femminile vuole insediarsi e stabilirsi nel prepuzio. Nella donna l'anima maschile si collocò nel clitoride, hanno scelto questo luogo. Bisognava comunque costringere ognuna ad accettare un solo sesso ed una sola anima. Scegliere dunque quello più conformato ed adatto al corpo fisico. Il nonno circoncise l'uomo, cancellando in lui tutta la femminilità del prepuzio, ed escisse la donna, eliminando in lei tutta la mascolinità del clitoride. Il prepuzio si trasformò in un animale detto Nai e scappò via. Il clitoride, invece, escisso dal nonno, si trasformò in uno scorpione e si allontanò dalla donna con il suo sacco velenifero. Questo contenitore di veleno doveva essere allontanato con un taglio perché uccideva i neonati alla nascita, e qui veniamo alla storia dell'MGF. La creazione della prima coppia umana in possesso di due anime in un solo essere costituisce un grave pericolo, per cui si stabilisce con la scissione e la circoncisione che l'uomo deve essere maschio e la donna deve essere femmina. Si ristabilisce l'ordine in questo modo, quell'ordine che era stato sconvolto dallo sciacallo, dalla volpe, e che aveva abusato della terra. Ancora oggi, quando nasce un bambino ed una bambina, per ristabilire l'ordine si pratica la circoncisione e l'escissione. Per la donna, l'escissione o qualsiasi altro tipo di intervento porta a gravi conseguenze fisiche, psichiche e sessuologiche. Sono le mutilazioni genitali femminili, e su questo fenomeno mi vorrei soffermare. Adesso andremo ad affrontare. Perché parlare delle mutilazioni genitali oggi? Abbiamo avuto la fortuna di incontrare il presidente Naldi, una persona molto disponibile, ci ha ospitato in questa sala, ci è stato molto vicino nella programmazione del convegno. Abbiamo collaborato in un modo veramente splendido. Abbiamo deciso di parlarne perché? Per due motivi. Il primo motivo: esiste un disegno di legge approvato il 6 luglio 2005, disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazioni genitali femminili. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da 4 a 12 anni. Quindi questo è un disegno di legge che finalmente mette un pochino d'ordine anche qui in Italia. Sappiamo, l'abbiamo sempre saputo, che anche in Italia si praticano questi interventi, abbiamo sempre saputo che molti medici si fanno pagare per questi interventi, ma non avevamo mai potuto dare una specificità di questa cosa, non avevamo né prove, neanche volevamo indagare, lo sapevamo. C'è stato un convegno a Bologna all'ordine degli specialisti di ginecologia ostetricia, e un professore che veniva da Roma finalmente l'ha detto, facendomi scattare sulla sedia, ha detto che in Italia ci sono dottori ginecologi che si fanno pagare 500 euro per un'infibulazione, che è il tipo di mutilazione più cruento e più dannoso per la donna. Se ci fosse questa legge, questi medici non potrebbero farlo e noi potremmo lavorare ancora meglio, perché la legge potrebbe essere un modo di agganciare le donne e le persone
per affrontare il tema delle mutilazioni e da lì può intraprendere un percorso psicologico di sostegno nell'interrompere questa ciclicità della tradizione, questo che è importante. La donna che ha subito la mutilazione la farà sicuramente alla figlia, se non c'è un supporto, un qualcuno che le fa smuovere un attimino questa idea. Secondo motivo, le immigrate sono in aumento e molte provengono da paesi dove si praticano le MGF. È possibile quindi doverci relazionare con queste problematiche, questo fenomeno costituisce una realtà in aumento anche da noi. Ieri c'è stato un convegno io non sono potuta venire perché stavo organizzando questo convegno, però mi è stato inviato dall'osservatorio della provincia tutti i dati, quindi io subito li ho inseriti. Nella città di Bologna la maggioranza della popolazione straniera è femminile e sono 12.919, 50,9 la percentuale. In provincia invece sono 27.680, il 49,6 è la percentuale. Io vorrei dire che queste facciamo un discorso generalizzato. Il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno sempre in aumento, è instabile, non si capisce bene che cosa stia succedendo, però è un flusso che sta cambiando. Prima era maschile, adesso sta diventando femminile, per quello che io posso così leggere tra le righe. E mi sembra di capire che ci sono due caratteristiche fondamentali. Ci sono le donne che provengono dal Pakistan, da Bangladesh, dal Medio Oriente e forse un pochettino anche dal Senegal, che cercano di vivere un ruolo femminile nella famiglia, quindi ancora sottomessa all'uomo, ancora. Mentre invece c'è un'altra realtà, che è la realtà dell'emigrazione solitaria femminile, che è quella delle badanti. Arrivano da sole, quindi abbiamo queste due caratteristiche femminili che volevo sottolineare. Una di tipo solitaria, l'altra invece in appoggio alla famiglia e in vicino anche a tutto il nucleo familiare. Una visione diversa, completamente diversa. Per il ricongiungimento familiare mi sta suggerendo giustamente. Dunque, la terminologia. Molti sono stati i termini usati per descrivere le MGF. Si parlava una volta di circoncisione femminile. Noi non siamo molto d'accordo anche su altri autori che parlano di modificazione genitale femminile. Qui non è una modificazione, cioè non si modifica, si fa una mutilazione ed è una mutilazione. Noi parliamo di mutilazione genitale femminile perché? Perché è un termine che è stato adottato dalle stesse donne africane a Dakar in un incontro che veniva fatto per le pratiche tradizionali nefaste delle donne e delle bambine. Quindi, facendo questa riunione, hanno deciso che le mutilazioni genitali femminili sono da definire così, perché non c'è un'altra definizione. E a noi piace utilizzare questa definizione perché è anche usata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sappiamo benissimo che questa definizione, mutilazione, molte donne emigrate la vivono in un modo anche offensivo, ma di solito quando io parlo con queste donne cerco di evitare questo termine, ma uso una terminologia che la donna può accettare ma che non deve esprimere un consenso all'MGF. Su questo siamo molto chiari, molto determinate. Io posso parlare di ferita, di cucitura, come la donna ama definirla, io mi adeguo a quelle cose, però l'importante è che non ci sia consenso verso questa pratica. Definizione, cosa sono le mutilazioni genitali femminili? È stato adottato questo termine dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e riguarda tutte le procedure che tendono alla rimozione totale o parziale dei genitali esterni femminili, tutte le alterazioni, le asportazioni, lesioni o modificazioni eseguiti sui genitali femminili compiuti per motivi tradizionali e culturali o per altre motivazioni non a scopo terapeutico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità individua e descrive quattro tipi di mutilazioni. Sono il primo tipo, che non è detto primo tipo perché è più semplice, viene detto primo tipo perché è più comodo definirlo,
clitoridectomia e consiste nella rimozione parziale o totale del clitoride, escissione, cioè l'asportazione oltre che del clitoride anche delle piccole labbra e delle grandi labbra, infibulazione, clitoride, piccole labbra, grandi labbra e in più una cucitura che viene fatta. Allora, per quanto riguarda questa cucitura ci sono varie modalità a secondo dell'etnia in cui vive la bambina o la donna. E si fa una cucitura anche con le spine di acacia, perché così sì, c'è una cucitura, una cicatrice che viene una guarigione diciamo che si fa in fretta, ecco. Quindi vengono utilizzate o il filo o le spine di acacia. Poi vengono legati e la bambina viene fasciata dai fianchi fino agli alluci dei piedi delle volte per mantenere bloccata questa cosa. La bambina cambia modo di comportamento, cambia perché se prima era una bambina che correva, giocava, dopo questo intervento non può più correre e giocare perché c'è la paura dello strappo, è una cicatrice che ti cuce e quindi bisogna vivere in un certo modo. Cambia, la bambina non è più bambina, ecco che la bambina pensa di essere finalmente arrivata ad un altro ruolo, il ruolo della donna, e si sente importante. Quarto tipo, tutta una serie di procedure che vanno dal trafiggere o punzecchiare lievemente il clitoride per far uscire alcune gocce di sangue e tutta una serie di manipolazioni. Giustamente l'OMS le considera come mutilazione anche tutte queste cose, perché ci sono delle proposte anche qui in Italia, vengono fatte delle proposte come una leggera punturina da fare sul clitoride eccetera, e noi non condividiamo questa cosa perché pensiamo che ancora una volta con questa pratica si voglia mantenere il controllo del corpo della donna e non aiuta sicuramente ad eradicare le mutilazioni genitali. Modalità e tipo variano da paese a paese, varia anche l'età. In Mauritania viene praticato lo stesso giorno della nascita, in Etiopia dopo 8 giorni, quindi nelle prime settimane di vita, in Eritrea nelle prime settimane di vita. In Eritrea ho scoperto, non da poco veramente, però ho scoperto che oltre alla mutilazione genitale femminile c'è anche il taglio dell'ugola. Ecco, questo mi è stato raccontato perché dell'ugola. Il pendolino che c'è viene tagliato e appena nascono, tac, poi ci si mette del burro per mantenere la cosa. Com'è che ho scoperto questa cosa? Mentre Venza parlava con una persona e che si diceva appunto anche in Eritrea stiamo cercando di fare un po' sensibilizzazione per evitare che questa cosa... L'altra persona con me diceva sensibilizzazione non ce n'è, perché io sono andata a casa di una mia amica e c'era la bambina che piangeva, praticamente c'era un'emorragia in atto perché aveva fatto la mutilazione genitale femminile. Dopo un po' di tempo rivado lì e trovo la bambina che è stata operata e la donna aveva tagliato anche l'uvola. Quindi giustamente dice, ma io l'ho rimproverata, ho detto, ma cosa fai? Tu prima hai avuto dei problemi con un'emorragia e adesso continui a fare questa cosa. Quindi come vedete è molto radicale questo problema, cioè tirarlo via ha delle radici incredibili, non si può, è molto radicalizzato, non si può assolutamente. Bisogna che ci sia un cambiamento. Noi parliamo di queste cose ormai dal 92, dal 95 con la nascita di mia figlia le mutilazioni nella nostra famiglia non si fanno più, vicini, parenti, amici piano piano si aggiungono sempre all'elenco delle persone che non praticano queste mutilazioni, però vediamo che è molto difficile, cioè non è facile, non ci aspettiamo sicuramente di, come dicevo prima, di avere dei grossi risultati, però... Ecco, io penso che voi abbiate già dato una... Vado avanti così, nonno. In Somalia c'è il terzo tipo di mutilazione genitale femminile che è al 98-100%, quindi vuol dire che tutte le donne, il 98-100% delle donne, viene mutilato con questa mutilazione, con l'infibulazione.
In Mali, nel paese Dogon, veniva praticata nella fanciullezza e vissuta in gruppo. Da alcuni anni un cambiamento, una pratica individuale che ha perso la valenza sociale. Quindi molte mamme in Mali si rifiutano di farlo. Quando noi facciamo queste sensibilizzazioni abbiamo spesso un riscontro, perché anche loro capiscono che non c'è più questo rituale, non c'è più questo passaggio da bambino ad adulto, perché non si fa più in gruppo, ognuno lo fa individualmente. Quindi quando noi proponiamo queste cose, molte mamme dicono: ma sì, è vero, avete ragione, ha perso la valenza sociale. In questa cartina sono evidenziate le zone dove le MGF vengono praticate, quindi l'Africa è la zona piena, diciamo, e quella fascia che va da una parte all'altra, e le caratteristiche della mutilazione riguarda un po' tutti i tipi, cioè sia le scissioni, la clitoridectomia. I paesi disegnati in rosso praticano anche l'infibulazione. Queste due cartine presentano un po' un'incongruenza, vengono prese in esame la zona dell'Africa dove si pratica il terzo tipo, l'infibulazione, però se notate ci sono delle differenze. Ne discutevamo anche con la dottoressa Sofia Tu e dicevamo per noi quella più vera è dove in Mali c'è un piccolo lembo di scuro, perché l'infibulazione in Mali è veramente lì è molto vasta, qui invece è per noi sembra che sia questa la cartina più consona alla differenziazione dell'MGF. I paesi, allora, sono circa 130 milioni, questi dati ci vengono presentati da un documento congiunto OMS, UNICEF e UNFRA a Ginevra nel 1997. Se avete notato, Vensa aveva scritto 150 milioni di donne. Come mai sta differenza? È semplice, perché noi abbiamo detto: ma questi dati che sono stati fatti nel 1997 e si continua a parlare sempre di 130 milioni di donne mutilate, oggi siamo nel 2005. Si prevedono sempre una stima di 2 milioni di bambine all'anno che le subiscono, facendo il calcolo si arriva circa a 146 milioni di bambine, perché 8 anni, 2 milioni all'anno, facendo un pochino di conti. E quindi diciamo questi dati, 130 milioni, sono fermi lì al 1997. Gli organi ufficiali dicono che sono 29 i paesi in cui si praticano, noi pensiamo molte di più, e abbiamo fatto anche qui dei conti. Solo in Africa questa pratica è endemica e sono 28 i paesi dove viene praticata questo intervento. In Medio Oriente, in alcune comunità dell'Indonesia, della Malesia, in Australia, in Arabia, in Bangladesh, in Pakistan, in alcune piccole zone, in America Latina, in paesi come il Brasile, il Messico, il Perù ed in alcuni gruppi etnici degli Stati Uniti. Ritroviamo inoltre le MGF fra la popolazione immigrata, in Europa e anche in Italia, in America del Nord e in Australia. Questo è un comunicato che ci ha dato l'UNICEF il 6 febbraio nella giornata internazionale per la lotta contro le mutilazioni genitali femminili e le scissioni. Questa è la tabella. Io vedo ancora dati fermi al 94, al 95, all'82, al 90, al 96, non è cambiato niente. L'OMS ha aggiornato questa tabella a maggio del 2001 e sono le stesse, identiche, gli stessi numeri che c'erano nel 98, nel 99, nel 95. Quindi se voi guardate il Mali il 94%, in Sudan l'89, in Etiopia l'85, prendo quelli più alti ovviamente per farvi notare, in Somalia il 98%, no, il 96%, i dati sono nell'82, poi sono stati aggiornati nel 93, e dal 93 si è fatto tabula rasa, non se ne parla più. Nella tabella sono presi in considerazione alcuni paesi dove si praticano l'MGF, la percentuale delle donne che l'hanno subita e l'anno di riferimento.
e li avete visti prima. A questi si aggiungono ancora altri paesi in alcune zone del Kurdistan, del nord dell'Iraq, in certe tribù di paesi arabi come gli Emirati Arabi, il Bahrain e il Qatar. Quindi non sono 29 paesi, diciamo che c'è una a macchia di leopardo, direi che è abbastanza. Le conseguenze dell'MGF, dovremmo distinguere conseguenze fisiche, psicologiche e conseguenze psicosessuali. Per quanto riguarda le conseguenze fisiche, lascio la parola poi alla dottoressa, volevo solo dire che si distinguono in conseguenze immediate o a breve termine e conseguenze a lungo termine. Poi ci sono le conseguenze a lungo termine, dicevo, ma queste conseguenze seguono diciamo, il percorso della bambina, le ritroviamo quando viene fatta la mutilazione, la troviamo nel corso della vita, quando diventa donna, quando deve partorire. La tradizione vuole che dopo ogni parto la donna venga rinfibulata, riproponendo di nuovo questo ciclo doloroso. Solitamente questo è un buon momento per intervenire, questo sarebbe utile che in ospedale nel momento in cui c'è una donna che partorisce fosse avvicinata da persone esperte per consigliare questo intervento che è l'intervento della deinfibulazione che viene fatta per il parto e poi fermarsi là, non andare avanti con la rinfibulazione. E ci vuole però un sostegno psicologico perché la donna deve cambiare totalmente il suo modo di vivere la sua sessualità, nel senso che una deinfibulazione è molto facile a livello di intervento, è un intervento chirurgico, ma è più difficile per quanto riguarda tutte le problematiche psicologiche. Troviamo una donna che è abituata a vedersi in un certo modo per un tot di anni, si ritrova in un'altra situazione corporea e quindi ci sono delle situazioni che mettono in crisi anche l'equilibrio della coppia. Il sostegno psicologico va fatto sia alla donna e sia al marito, perché il marito vive e vede questa donna in un modo diverso. Spesso sono anche i mariti che richiedono la rinfibulazione. Quindi l'intervento psicologico deve essere un intervento fatto alla donna, alla coppia, alla famiglia, se c'è bisogno anche al gruppo, per seguire sia le problematiche individuali e personali, che sono molto soggettive in questo caso, e sia per dare e per colmare quel vuoto culturale che il gruppo e la famiglia poi in un certo senso sente. Noi siamo per la coesione della famiglia, quindi se c'è un adolescente che per esempio non vuole più essere infibulata e chiede la deinfibulazione, solitamente andiamo a casa a parlare con i genitori, con la famiglia, affrontiamo questo problema insieme e cerchiamo di mantenere la famiglia in una certa situazione di equilibrio e di tranquillità. Quindi ci vuole la coesione della famiglia anche nell'affrontare questa cosa. Importante è evitare comunque, spero che ci siano delle persone che anche nell'ambito dell'ospedale, le ostetriche sono bravissime, qui a Bologna c'è stata una ricerca nel 2000-2001 fatta da ginecologi che si sono veramente impegnati a portare avanti tutto un discorso delle mutilazioni delle donne, di aggiornare gli operatori sanitari eccetera, quindi confido che le persone siano persone responsabili, perché altrimenti queste donne nel momento in cui ritornano nel loro paese d'origine si fanno rinfibulare, quindi ricomincia la solita storia. Le conseguenze psicosessuali, per quanto riguarda la sfera psicosessuale, ci sono difficoltà nei rapporti sessuali perché sono molto dolorosi, specialmente con la infibulazione, c'è dell'ansia e quindi c'è del rifiuto nei rapporti sessuali e quindi c'è anche da prendere in carico il partner, che ovviamente può vivere degli stati depressivi proprio dovuto a questa situazione non equilibrata. Dal punto di vista psicologico si sa poco o nulla, pochissimo è stato fatto per riconoscere, di solito si parla sempre delle conseguenze fisiche.
Noi intendiamo problematiche psicologiche in un continuum e sono soggettive, sono uno diverso dall'altro. Ciò vi fa pensare alla vastità delle problematiche psicologiche, non si possono etichettare e dire sono queste. Le cose più semplici però sono disturbi di personalità, ansia. La bambina vive un'ansia generalizzata e non verbalizzata perché non può verbalizzarla. Sono tutti felici, fanno i regali, fanno la festa, come fa a verbalizzare la sua ansia? Quindi vive questo senso di colpa, questo trauma, e a volte abbiamo anche incubi e attacchi di panico. Volevo vedere se riusciva a trovare dei dati da farvi, ma no, comunque non riesco a trovarli, va bene. Sono, diciamo, la percentuale di bambini, di bambine che si svegliano di notte, che vivono il panico, che hanno anche dei sensi di colpa di tipo primario e secondario. Il senso di colpa primario è quello che porta la bambina praticamente a dover essere brava, ed è brava solo se riuscirà a subire le mutilazioni genitali femminili con dignità, con distacco. Se non è così, vuol dire che non è stata brava, quindi questo è un senso di colpa terribile per la bambina. L'altro è il senso di colpa secondario, che è un evento, quello della mutilazione, che la bambina vive come un qualcosa di giusto, di necessario, di dovuto, perché è questo che la società vuole. E se non lo fa, il senso di colpa si aumenta, no? Diventa primario, diventa secondario, diventa ancora più difficile per noi andare a togliere il coltellino. Noi psicologi, quando interveniamo, solitamente dobbiamo far rivivere questi traumi, ma noi diciamo sempre: non siamo noi che mettiamo il coltellino nel rigirare la ferita per migliorare questa rielaborazione del trauma. Noi cerchiamo di togliere questo coltello, ma la bambina sicuramente ha, come dire, aumentato le sue difficoltà proprio per queste rielaborazioni, per questi sensi di colpa, conflitti, sentimenti conflittuali che vive in quella situazione. L'intervento psicologico, il percorso terapeutico che noi facciamo è un percorso individuale, di coppia soprattutto. Allora, lo studio e l'interesse per la terapia di intervento sulle donne portatrici di MGF è nuovo. Solo da qualche decennio si è spezzato il tabù del silenzio su queste pratiche. Oggi, per fortuna, c'è un crescente interesse in campo internazionale su queste tematiche. Sono responsabile del progetto Diamo voce al silenzio assordante delle donne e delle bambine nella lotta all'MGF. Il progetto è sostenuto e cofinanziato dalla provincia di Bologna e dall'associazione Ginadomus International. Vi do un piccolo dato. Noi viviamo anche una realtà sommersa, quelle poche cose che sappiamo le so, per esempio, perché la regione Emilia-Romagna ha fatto una ricerca e ha scoperto, con l'aiuto dei vari specialisti in ginecologia ed ostetricia, che in Emilia-Romagna ci sono dalle 600 alle 1006 donne, dalle 900 alle 1006 donne infibulate. Ciò vuol dire che se questi specialisti hanno trovato queste donne, il sommerso è ancora sotto, quindi il numero sicuramente è elevato. E queste donne vanno aiutate, ovviamente, ecco perché non è facile stare a parlare di queste cose quando poi abbiamo dei dati che sono molto scorrevoli, insomma, non palpabili, e ci mettono in grande difficoltà, perché ovviamente ci poniamo il problema, diciamo, ma perché dobbiamo intervenire su due o tre donnette che hanno queste problematiche qui? No, il fenomeno è molto vasto, è molto grande, va a toccare l'ambito sociale, l'ambito medico, l'ambito culturale, cioè è vastissimo. La popolazione immigrata ed italiana sul territorio provinciale e regionale, noi vogliamo stimolare la popolazione tramite convegni, campagna informativa che chiarisca la mancanza di presupposti religiosi di questa pratica, evidenziandone le conseguenze e i danni perenni fisici e psicologici. Molte persone, anche quando mi trovo a parlare
con alcuni emigrati di queste tematiche, spesso portano il discorso sulla religione. E io lì mi divincolo, perché secondo me la cosa importante è portare sempre il discorso sulle conseguenze, non andare ad intraprendere discorsi che poi non siamo, questo lo dico per esperienza, che non siamo poi capaci di portare avanti. Quindi io porto e dirotto sempre queste cose sulle conseguenze, sui danni perenni fisici e psicologici che queste pratiche procurano alle bambine e alle donne. No, adesso poi vi questa domanda farò rispondere da Ba, il professor Ba e da Manzur. Ba è maliano, il dottor Manzur è pakistano e fanno parte è un membro del consiglio direttivo il dottor Manzur. Il professor Ba invece si trova qui per uno scambio con l'Università di Bologna, perché noi abbiamo fatto anche questo, abbiamo fatto un collegamento grazie a Vensà che lavora all'Università di Bologna, abbiamo fatto questo scambio di professionalità, per cui Ba viene in Italia e Vensà va in Mali in un progetto dell'ONU che si chiama Toc Ten, in cui tutti i professionisti che lavorano fuori dalla loro patria possono rientrare e spiegare quello che fanno, quindi fare corsi di aggiornamento, conferenze, lezioni all'Università di Bamako. E daremo la parola a Ba, perché è musulmano, quindi lui potrà. E la moglie di Ba è un'ostetrica che lavora in questo campo da quanti anni, Ba, che nonno? 20 anni? No. Però è impegnata 15 anni, ecco, è impegnata contro le mutilazioni genitali femminili proprio nel Mali. I contenuti del progetto prevedono sportello telefonico, cultura sì, mutilazioni genitali no, per il primo contatto, quindi le persone possono telefonare e si fissa un appuntamento e si parla con un esperto che definirà poi l'intervento più opportuno. Ovviamente per un'escissione c'è un intervento diverso che per l'infibulazione, che è un percorso molto più lungo. I contenuti del progetto prevedevano un convegno sulle mutilazioni genitali, un seminario di formazione per i nostri soci, anche per soci di altre associazioni, la creazione di una rete di collaborazione con associazioni e servizi del territorio e si voleva dedicare così una giornata alla lotta all'MGF. Avevamo scelto il 17 maggio perché il 18 maggio è la giornata in Burkina Faso, quindi abbiamo detto non facciamo proprio il 18 che è la stessa giornata, possiamo fare il 17. Per lo sportello telefonico ha quel numero e il convegno era il 5 novembre 2005. I seminari di formazione sono stati rivolti poi ai nostri volontari e speriamo che ci siano altri professionisti che ci chiedono di dare questo nostro sapere, insomma. Particolare attenzione nel percorso terapeutico viene data all'aspetto psicologico e a quello psicosessuale. Il nostro intervento prevede, a seconda dei bisogni, dicevo prima, un sostegno individuale, un sostegno di coppia, familiare e di gruppo tramite sedute di psicoterapie. I nodi centrali da sviluppare sono la fiducia, contenere l'ansia, rassicurare la paziente che non si vuole banalizzare o minimizzare il sentimento di perdita culturale, ma si vuole dare un sostegno anche a tutto quello che possono essere le problematiche familiari, quotidiani, del vivere la coppia giorno per giorno e nel vivere la famiglia giorno per giorno. La psicoterapia è una psicoterapia di tipo breve, la tecnica è di tipo misto, comportamentale e di orientamento psicodinamico. Prevede questo percorso un primo colloquio, prima ci sono quindi i contatti tramite telefono, poi si fa un primo colloquio e l'intervento di appoggio e di sostegno nel caso dei bambini ed adulti con mutilazioni del primo, del secondo e del quarto tipo è uguale. Cambia invece, come vi dicevo prima, nell'intervento del terzo tipo per l'infibulazione. Perché questo? Perché diciamo che è seguito
questo nostro intervento dalla deinfibulazione, che viene richiesta prima del matrimonio, dopo il parto, oppure per una libera scelta. Esistono in questo momento dei vissuti particolarissimi nella coppia, nella donna e nell'uomo, e vanno valutati, vanno analizzati. Io qui non ho messo dei dettagli perché del percorso, perché ovviamente non ho di fronte a me specialisti del settore, l'ho fatto all'ordine degli psicologi quando dovevo specificare qual era il percorso della terapia. Facciamo più di una consulenza, si fa la consulenza soprattutto prima della procedura di intervento della deinfibulazione, per rassicurare la paziente sulla privacy, per prepararla al dolore, per dire che questo dolore durerà dalle 2 alle 4 settimane, che ci saranno delle diversità e di cambiamenti nella coppia e in se stessa, ecco, che vivrà il suo corpo in un modo differente, e si spiegherà anche quali sono queste diversità. Riguardano anche il fisico, riguardano... sì, ma non voglio scendere nei dettagli. Conseguenze sull'aspetto psicosessuale: richiede grande sensibilità e deve essere conforme alle aspettative della coppia e della famiglia, di ciò che è culturalmente appropriato. E la terapia completa va dalle 4 alle 6 sedute. Il professionista che segue questi casi deve essere una persona informata ed esperta sul come rapportarsi in questo tipo di relazione. Mai affidare questi casi a personale inesperto, si rischia che le donne ritornino nei paesi d'origine per farsi infibulare. Inoltre devono essere consapevoli gli esperti di tutelare la salute delle donne sottoposte a MGF. Devono essere capaci di offrire risposte adeguate ai loro bisogni psicologici ed essere in grado di dare supporto culturalmente appropriato. Si fa anche una supervisione dei professionisti che fanno questo percorso, si analizzano le reazioni che insorgono e che vengono alla luce in una supervisione, si fa analisi delle reazioni che il professionista instaura nel momento in cui si confronta con i vissuti della paziente. Sappiamo benissimo che è un argomento che specialmente noi donne ci coinvolge tantissimo, quindi quando trattiamo queste persone dobbiamo essere abbastanza preparati per mettere in gioco anche i nostri vissuti. Un follow-up viene richiesto alla fine della terapia psicosessuale. Dopo un certo periodo di tempo noi vogliamo rincontrare la coppia per vedere come è andato tutto il percorso e mantenere sempre il discorso della deinfibulazione, quindi il non cadere nella rinfibulazione o non cadere nel far rinfibulare per esempio una bambina se sono genitori di una bambina. Quindi cercare di avere sempre dare sempre opportuno intervento d'aiuto a queste persone che possono sempre ricadere. Tenete presente che ci sono molte famiglie anche resistenti al cambiamento, quindi ci sono anche persone anziane che continuamente cercano di spingere le donne a continuare nella tradizione, quindi c'è sempre il rischio che si possa fare qualche passo indietro, quindi dobbiamo essere sempre lì pronti ad aiutare. Noi interveniamo sulle donne che ci chiedono aiuto, noi non imponiamo niente a nessuno. Le donne che ci chiedono aiuto devono essere aiutate, devono sapere cosa fare, devono sapere quali sono i problemi che dovranno vivere o che potranno vivere, e devono anche avere gli strumenti per migliorare, per stare bene, per non continuare a soffrire. Sono pratiche da abolire. In Africa le cose stanno cambiando. Qui si parla della legge che va rispettata, ma ancora la legge non c'è. Io mi auguro che questa legge... c'è solo un disegno di legge che deve essere appropriato. Quindi io considero già la legge fatta, perché questo ci potrebbe aiutare tantissimo nell'agganciare le donne. Le mutilazioni genitali femminili, per le conseguenze e gli effetti sull'integrità fisica, è vietata nei seguenti paesi dell'Africa: Burkina Faso, Repubblica Centroafricana, Costa d'Avorio, Gibuti, Egitto, Ghana, Guinea, Senegal, Sudan, Tanzania e Togo. Vengono evitate, vengono vietate, però non evitate, nel senso che ci sono molte donne che invece continuano a praticarle. E la cosa che ci fa riflettere è che di solito queste pratiche vengono fatte dalle donne anziane e non vengono denunciate.
Quindi io ho avuto modo di vedere anche bambine di mie amiche che lottano per la mutilazione genitale femminile perché non vengano più fatte queste pratiche e magari uscendo per andare a parlare con delle mamme tornano a casa e trovano la bimba magari mutilata o infibulata perché la nonna ha provveduto a fare questo. La MGF è una lesione gravissima, il reato sussiste anche con l'eventuale consenso della vittima. Forse mi sto dilungando troppo? Ok. Noi vogliamo essere determinati nel condannare la MGF, nell'informare le donne sull'inutilità di queste pratiche, informare sulle conseguenze della MGF, nel sostenere psicologicamente le donne che pur vivendo all'interno di famiglie resistenti al cambiamento decidono di rompere la ciclicità di questa tradizione. E non per ultimo noi vogliamo cercare insieme alla coppia, alla famiglia e se richiesto anche al gruppo un riempitivo culturale, ricordando che la cultura non è statica, se una tradizione crea ansia, angoscia, dolore e morte va cambiata. Per noi cambiare questa pratica non vuol dire abbandonare la propria cultura. Basta, ho finito. Questo disegno è la pubblicità che viene fatta in Mali contro l'escissione ed è un cartellone, se voi vedete ci sono delle persone in bicicletta, che è alto 2 metri, è qualcosa, perché in Mali si fa tantissimo, molta pubblicità, molta sensibilizzazione, mi raccontavano... È scritto anche nella lingua del Dogon, no? In Bambara. Sì, sì. Perché possa essere capita da tutti. E tutti i giorni si parla alla radio di queste cose o in televisione, fanno vedere anche i documentari. I Mali sono veramente molto più bravi di noi, sono molto più impegnati di noi. Noi abbiamo sempre paura di intervenire, ho notato anche un certo relativismo culturale dove ci sono molti antropologi che dicono vabbè è una cosa che riguarda le donne, lasciamo che... Noi non ci dobbiamo intromettere, no, perché no? Se qualcuno mi chiede aiuto, io glielo do. I musulmani, però ci sono i cristiani e la gente che ha ancora le religioni tradizionali, la religione tradizionale. Io, dalle mie parti siamo poco musulmani, però si pratica l'escissione al 100%, con l'escissione, se si può dire, di qualche minoranza. E quindi per questo noi insistiamo per il fatto che queste qui sono pratiche tradizionali che magari si sono andate a affiancare a una religione che poi ora praticamente dicono che è la religione. Invece non è vero. Allora, quindi adesso lasciamo la parola alla dottoressa. Sono la dottoressa Calle. Ringrazio, sono specialista in ginecologia ostetricia all'Università degli Studi di Roma, la Sapienza presso il Policlinico. Ringrazio il professor Vincent, la dottoressa Cicchitano, il presidente Naldi e tutti voi che avete dedicato questa mattinata per sentirci. Io vi parlerò delle complicanze delle mutilazioni dei genitali. Uno, dalle esperienze vissute proprio qui in Italia. Con l'immigrazione si vennero tanti casi di queste donne, soprattutto provenienti dalla Somalia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, da queste zone. È un problema africano che esiste molto di più in Africa, però purtroppo con l'immigrazione è un problema che diventa anche italiano, perché un medico ti trova all'ospedale, ti trovi davanti a una donna che deve partorire, deve sapere che cosa deve fare con queste donne. Molto spesso non viene neanche riconosciuto queste donne mutilate, purtroppo, perché un'ostetrica o un ginecologo che non conosce fisicamente la struttura dei genitali esterni di un'africana, magari pensa che è diversa da quella italiana, non sa riconoscere. Perciò penso che è importante anche fare dei corsi di aggiornamenti per personale ostetrico, medici italiani, in modo insomma che sanno riconoscere questi pazienti che sono purtroppo pazienti a rischio. Vi parlerò lievemente di un po' di anatomia dei genitali esterni per una migliore comprensione di questi tipi di mutilazioni. Qui abbiamo, non so se si vede qui,
il Monte di Venere o Monte del Pube, la zona ricoperta di... Sono andata avanti. La zona ricoperta di pelle. Poi abbiamo le grandi labbra, che sono questa zona costituita di tessuto adiposo e tessuto fibroso, che si porta in basso, descrivendo una convessità posteriore, che viene chiamata la commessura posteriore, e una zona anteriore che continua con la zona del Monte di Venere. Poi abbiamo le piccole labbra, che si trovano internamente alle grandi labbra, e a questo livello abbiamo il clitoride. Il clitoride è un organo molto importante, perché è un organo erettile che è dotato di una grande sensibilità, una grande irrorazione. Per questo motivo, visto che è interessato, questa zona è interessata soprattutto nelle mutilazioni di primo tipo, è una zona molto interessante. Andiamo avanti. Nelle mutilazioni di primo tipo, soprattutto, viene... Non vero. Ah, ok. È interessata soprattutto... Mi va avanti. È questa zona del clitoride che spesso è l'asportazione solo... L'asportazione solo del prepuzio, oppure di una parte o tutta la zona del clitoride. In mali è quella forma che viene utilizzata soprattutto, 80-90% è il primo tipo, che è insomma la forma più leggera. E poi abbiamo il secondo tipo, che è l'asportazione, oltre che una zona del clitoride, anche una zona delle piccole labbra, che questo è qui il secondo tipo. Il terzo tipo, che è il tipo più cruento, oltre che alla clitoride, all'asportazione del prepuzio, una parte del clitoride, delle piccole labbra, anche delle grandi labbra, con la cuscitura dei due margini anteriore delle grandi labbra, lasciando solo una piccola zona inferiore dove fuori esce il sangue. Parliamo direttamente delle complicanze a breve termine. È il dolore. Perché il dolore? Uno, perché viene fatta senza anestesia. Queste bambine vengono messe spesso per terra, sdraiate, mantenute con adulti a livello delle braccia, a livello dell'anca, a livello delle gambe, senza anestesia. Visto che abbiamo detto che la clitoride è una zona altamente innervata e vascolarizzata, e purtroppo abbiamo queste conseguenze: prima il dolore, il danno perché? Perché anatomicamente, se torniamo indietro, vediamo che al di sotto del clitoride, circa 2 cm, c'è il meato uretrale. Perciò sotto qui c'è il meato uretrale. Oltre che a questa zona, perciò, se spesso fanno il tipo 1 e il tipo 2, oltre che all'asportazione del clitoride, viene interessato anche il meato uretrale. Andiamo avanti. Abbiamo l'emorragia. Perché l'emorragia? Perché il clitoride, come abbiamo sempre detto, è molto vascolarizzato. C'è l'arteria dorsale del clitoride e l'arteria vulvare, che sono rami dell'arteria pudenda interna e dell'arteria pudenda esterna, che sono rami della femorale e dell'arteria iliaca. L'infezione, perché spesso queste mutilazioni vengono fatte in condizioni igieniche e scarse. Spesso viene usata la stessa lama per tante bambine, in quei casi che raccontava lei, che fanno di gruppo, per le stesse persone, magari 10 persone, usano la stessa lama, che non viene disinfettata, non vengono sterilizzate, e che vengono usate per ognuna di queste bambine. Perciò le infezioni sono ricorrenti, e spesso anche dalla ferita, che non viene disinfettata la zona dove viene eseguita, e perciò sono ricorrenti. Abbiamo il tetano, visto che con l'infibulazione vengono richiuse le due parti delle grandi labbra e crea un ambiente
insomma, per lo sviluppo del tetano. Abbiamo le ulcerazioni perché con la fuoriuscita di pipì, di fece, sempre la zona viene contaminata, bagnata da questi qui che favoriscono. E a volte abbiamo un shock emorragico nei casi in cui queste emorragie non vengono bloccate. Spesso queste persone non hanno neanche sostanze medicinali, usano tipo specie di erbe. Erbe cicatrizzanti oppure erbe emostatici che devono fermare questa emorragia. E spesso queste emorragie non si fermano, vanno a sanguinare per giorni in giorni fino a un shock emorragico, un shock nerogeno, un shock setticemico. A volte c'è ritenzione urinaria perché, visto che al di sotto, come abbiamo visto, del clitoride ci sta sempre il meato uretrale, c'è un edema, un'infiammazione di questa zona. Anche la fuoriuscita di pipì spesso è dolorosa per la bambina perché tutte le volte che la zona viene bagnata dall'urina acida c'è bruciore e la bambina ha tendenza proprio a non urinare. Abbiamo anche le fratture, come spiegate? Visto che la bambina viene trattenuta, c'ha la resistenza durante l'intervento di muoversi con le mani e le gambe, abbiamo le fratture, l'illussazione della clavicola, dell'anca, del femore. Abbiamo complicanze a lungo termine, che sono sempre infezioni urinarie, infezioni del tratto urinario che si portano spesso fino a livello del rene. Abbiamo le fistole vaginali, che sono soluzioni di continuo che si creano o con la vescica o con il retto. In questi casi abbiamo la fuoriuscita di urina dalla vagina oppure di fece proprio dalla vagina, dalla fistola, sia retale oppure sia vescicale. Abbiamo le complicanze sessuali, perché purtroppo dalla zona dell'infibulazione si crea spesso una cicatrice che diventa cheloide ipertrofica, che viene proprio a mancare l'elasticità dei genitali esterni. In questo modo spesso anche i rapporti sessuali diventano difficili, dolorosi. Difficoltà mestruale, perché visto nel tipo 3 c'è proprio la cucitura dei due lembi delle grandi labbra, spesso viene lasciato un spazietto che neanche il mignolo passa e a volte neanche le mestruazioni riescono a fuoriuscire, si raccolgono dentro e sono causa di ematocolpo, cioè che il sangue si raccoglie un pochino in vagina per tanto tempo con dolore mestruale e cose varie. Le conseguenze psicologiche e sociali ne ha già parlato lei, il dolore, l'unica cosa che vorrei sottolineare è il ritardo della menarca, che è il ritardo delle prime mestruazioni causate soprattutto dal trauma psicologico che va a alterare le gonadotropine che sono prodotte a livello del sistema nervoso, perciò queste bambine a volte anche a 18 anni, 17 anni hanno le prime mestruazioni. Vabbè, ne ha già parlato lei di questa parte, perciò cerchiamo di saltarle, perché spesso queste bambine, come diceva lei, da una parte sono sofferenti, hanno questo trauma psicologico, il dolore, la paura, dall'altra parte si sentono soddisfatte perché dall'ambiente dove vivono, quando ti fanno credere che da bambina, una volta subita le mutilazioni, diventi donna, diventi pura, è il senso di femminilità, vengono fatte delle feste, le vengono regalate un sacco di cose. In certo senso la bambina subisce una mutilazione, un dolore, dall'altra parte è contenta, è felice, perché si sente finalmente uguale alle altre donne e sente il bisogno anche di questa cosa. Le complicanze ostetriche sono soprattutto le più gravi. Perché? Perché una, abbiamo detto, se non viene riconosciuta a queste donne, prima di tutto la visita, perché una donna che arriva, spesso queste donne arrivano all'ospedale anche con dilatazioni avanzate, perché a casa già iniziano le prime fasi del travaglio e arrivano a volte all'ospedale con dilatazione di 4-5 cm. Una l'ostetrica oppure il ginecologo si trova davanti anche per fare un cateterismo, non riescono a trovare il meato uretrale.
Le complicanze sono soprattutto a livello al momento del parto, l'ultima fase del parto, che è la fase di proprio la fuoriuscita della testa del bambino, perché queste donne, avendo il tessuto che non è più elastico come quelle delle donne normali, spesso ci sono delle cheloidi e cose varie, e c'è la testa proprio fetale che ha delle difficoltà per uscire a livello del piano perineale, visto che comunque il parto è un fenomeno proprio passivo, che nell'ultima fase è l'elasticità proprio del pavimento pelvico che aiuta la fuoriuscita della testa del bambino. E in questi casi spesso si trovano delle distocie o che sono delle fratture, lussazione delle spalle del bambino, oppure proprio il prolungamento del tempo di espletamento del parto, che a volte si prolunga dai 2-3 ore fino al 5-6 ore. In questo modo la testa, il fatto che rimane molto a lungo bloccata a livello del perineo, può creare sia una sofferenza fetale a livello del bambino, sia ancora ulteriori danni a livello della donna, perché può provocare una necrosi proprio a livello del perineo, delle lacerazioni gravi che possono comportare anche a lungo termine varie complicanze come il prolasso che può essere un cistocele, un rettocele oppure combinate. Per evitare queste complicanze, se il personale che si trova di fronte a queste persone riconosce facilmente, in tale caso può decidere di fare varie episiotomie ampie, cioè sono queste pratiche che spesso si fanno anche con le donne italiane, solo che bisogna sapere che in queste donne infibulate bisogna fare maggiormente oppure dai due lati bilateralmente. In questo modo, il fatto che queste donne hanno questo, spesso vanno incontro a tali cesari, a parti operativi, cioè uso di forcipe, uso di ventose e cose varie. Perciò è molto importante per il personale paramedico riconoscere queste pazienti a rischi per evitare questi problemi. Come accennato già lei, c'è la deinfibulazione. Ci sono centri qui in Italia, soprattutto la più conosciuta, il centro di Firenze, l'ospedale Careggi. La deinfibulazione viene fatta soprattutto per due motivi principali: o prima del matrimonio o prima del parto. In Italia qui soprattutto a volte lo fanno prima del parto, però ci sono tanti ragazzi immigrati, una volta conosciuta la società qui, lo fanno anche al di fuori sia del parto che del matrimonio. Scusami, ma se si fa prima del parto, la vita sessuale lì come viene spiegata? Prima del parto. Se per esempio sono chiuse. No, c'è una deinfibulazione che viene fatta poi dal partner nel momento del matrimonio, dal partner spesso viene fatto proprio forzando proprio con il rapporto sessuale, forzando per riaprire, e in alcuni villaggi vengono sempre fatto da queste mamane che hanno praticate, con una lama fredda vanno a riaprire lo stesso giorno spesso proprio del matrimonio per permettere il rapporto sessuale. Ho sentito che ci sono anche delle suocere che lo fanno. Delle suocere. In ginecologia viene fatta per facilitare il parto, visto che c'è un'apertura piccolissima, viene fatta per aiutare a evitare queste complicanze. E molto spesso, purtroppo, anche il pap test, che sono cose minime, pap test, la visita, le isteroscopie, cistoscopie, che sono tutte manovre, non è possibile farlo, perché ti trovi con l'introito che a volte neanche il mignolo così passa, e spesso vengono fatte anche al di fuori di matrimonio, di questi parti, per questo motivo. A volte vengono fatti, tanti ragazzi ho visto, anche istruiti, per ridurre il dolore durante il rapporto sessuale, visto che comunque tante di queste donne purtroppo non riescono neanche ad avere una vita sessuale normale, perché tutte le volte che hanno un rapporto sessuale è una cosa dolorosa. Perciò lo fanno per avere una vita sessuale normale. La reinfibulazione viene anche fatta spesso per vari motivi.
dopo il parto queste donne a volte sono loro stessi a richiedere, o loro o il marito, perché essendo abituata a vedere i genitali esterni in un certo modo, tutti chiusi con solo un piccolo orifizio, quando viene fatta la deinfibulazione diventano normali e a volte anche i mariti spesi non si ritrovano più, ritrovano una donna diversa, anche loro stessi richiedono spesso dopo la chiusura, anche sapendo che è una cosa dolorosa di farlo. A volte lo fanno le donne che sono vedove, sì, oppure che vanno alla Mecca, quando fanno il pellegrinaggio richiedono la chiusura perché è tipo una fase di riposo della vita sessuale, pensano non più di praticare, perciò richiedono proprio la chiusura totale dei genitali. Ci sono delle informazioni preparatorie alla deinfibulazione, mi sembra che lei ne ha già parlato, che va fatta una psicoterapia soprattutto per spiegare a queste donne, per evitare questo trauma di non riconoscimento di loro stessi, dei genitali, dopo la deinfibulazione, sia la donna sia il marito, è molto importante spiegarli, bisogna anche spiegarli che comunque che dopo la deinfibulazione avranno rapporti sessuali meno dolorosi, che avranno anche una minzione diversa, perché queste donne a volte mettono un sacco di tempo anche solo per urinare e dopo la deinfibulazione diventa tutto normale, perciò tutte queste cose qui spesso alcune donne non si ritrovano. Per questo motivo è molto importante fare una psicoterapia spiegandogli che comunque troveranno solo un beneficio che mano a mano con il passare del tempo si risolverà. Perciò l'intervento di deinfibulazione, non lo so se ve lo devo spiegare, è una cosa tecnica. Di solito comunque sono pazienti che vengono messe in posizione ginecologica come il solito. La posizione litotonica, viene fatta una disinfezione dei genitali esterni, può essere fatta in anestesia generale o in anestesia locale. Spesso queste donne preferiscono l'anestesia generale perché sempre sono spaventate, terrorizzate dall'evento che hanno vissuto quando hanno fatto l'infibulazione, perciò hanno sempre paura di sentire questo dolore, perciò spesso chiedono l'anestesia generale e poi viene fatta o con la lama fredda o con il laser. Con la lama fredda è la più utilizzata, viene fatta la riapertura dove è stata cucita e viene messo dei punti di sutura da un lato e sia dall'altra parte, e di solito in 4-5 settimane c'è una guarigione totale proprio della ferita con una ripresa piano piano. Bisogna comunque tenerli sotto controllo per evitare infezioni sempre di queste ferite, che possono essere delle complicanze insomma pericolose. Penso che con questo abbiamo finito di spiegare. Comunque è molto importante la sensibilizzazione di queste persone, perché sembrano che non sono tante, però sono molte, parlando proprio a volte quando fai la domanda mutilazione loro si spaventano, non vogliono sentire perché per loro è tragica la parola mutilazione dei genitali esterni, magari bisogna spiegare in certo modo, a volte proprio negano quando parli mutilazione, dicono no, invece c'è proprio perché hanno paura. Uno, due, perché queste pazienti spesso per le complicanze, per ridurre le complicanze, quando il ginecologo e il medico subito si trova, a volte propongono un taglio cesareo e queste donne non vogliono, perché sanno con il taglio cesareo non possono avere più di 3-4 figli, al massimo 4, invece tante di queste donne vogliono avere 6-7-8, anche 10 figli spesso, anche se non sono 10 vogliono avere tanti figli, anche i mariti proprio rifiutano e in questo modo vanno incontro a tante complicanze che a volte possono essere evitate con la conoscenza di questi dati. Perciò penso comunque è importante, anche se questo fenomeno in Italia esiste in modo clandestino, perché ancora tante di queste donne hanno tendenza a praticarlo. Spesso anche nelle strutture ospedaliere, sotto pagamenti della cifra di 400-500 euro, purtroppo, ancora qui in Italia alcuni lo fanno. Perciò una maggior sensibilizzazione di queste donne, non obbligandoli a non dire non deve fare la mutilazione, non deve fare l'infibulazione, perché magari bisogna spiegarle le conseguenze, i rischi che vanno incontro ai loro figli facendoli fare. È una cosa strana perché queste donne, avendo sofferto,
deve essere da lezione per loro, non farli fare ai loro figli, però vivendo qui in Italia spesso lo fanno per sentirsi vicino alla loro cultura, alla loro mentalità. Prima si parlava, non è un fatto musulmano, non per forza un fatto musulmano, sembra che da un passaggio del Corano viene richiesto solo di spilare 7 gocce di sangue nella donna, però non viene descritto da nessuna parte che bisogna asportare una parte dei genitali esterni della donna. Perciò io sono molto contenta che sono stata richiamata qui da voi a Bologna. Penso che anche a Roma cercheremo di fare questi progetti di sensibilizzazione della popolazione immigrata per questa, insomma, tecnica che qua è una cosa cruenta, anche giù è una cosa cruenta, però soprattutto non viene spesso vissuta in questo modo cruento, perché viene vissuta come una cosa di cultura, una cosa di avvicinamento alla tradizione, a cose varie. Forse con un aiuto di tante persone, con la sensibilizzazione, si può evitare queste conseguenze che sono spesso tragiche per queste donne. Io vi ringrazio per l'ascolto, per l'invito, e spero che forse a Roma ci rivedremo per altre iniziative di questo genere. Se ci sono domande, però io approfitto del fatto che mia figlia è uscita per dire anche alcune cose, perché si può fare un certo... D'accordo, va bene. Diciamo, c'è un piccolo, diciamo, accostamento tra le mutilazioni genitali femminili e anche quelle maschili, solo in un piccolo, diciamo, percentuale, perché non si possono paragonare, però dal punto di vista psicologico, io mi ricordo quando eravamo bambini che si diceva: se non stai attento, guarda che te lo tagliamo, perché si fa di solito ai 10-12 anni, e quindi per noi era un... Aspetta, uno si prepara, sì, un'attesa un po' spaventosa, perché come sarà? Allora andavamo, ci spizzicavamo un po' lì per vedere se era doloroso, anche con un po' una spina, magari per vedere come poteva essere il dolore. Quindi è un'ansia abbastanza... Io non so, sì, le bambine come facevano, però già comunque per gli uomini... Non è la stessa cosa, la circoncisione maschile è una cosa ben diversa. Esatto, dalla, no, era solo per spiegare che... Perché se l'uomo diciamo, si sente così ansioso, certo, per la donna sarà ancora molto di più, maggiormente dolorosa. Quindi quello è un... Perché paragonabile non è possibile. Esatto, non è assolutamente infatti paragonabile. Perché là il danno proprio è solo il prepuzio viene asportato. Esatto. È una mentre cosa... invece lì si taglia proprio... E da bambino uno è molto contento di poter partecipare a questo, perché sa che è la porta d'ingresso alla società. E poi alla fine... Esatto, quello che si chiede, però... Però adesso, prima si faceva 10-12 anni, allora una donna va lì, loro si raggruppano, lavorano insieme, imparano delle cose, adesso li fanno un mese, due mesi, tre mesi, quindi non ha più nessun senso. Esatto, che le porta. Ma io devo dire che anche molte volte, io stesso, quando sono venuto qua, per me la decisione era tutto normale, assolutamente, non mi sono mai posto il problema, perché uno si lascia trascinare dalla società. Se non si parla, non si conosce. Se non ci fosse per la nostra figlia, che sì, poi mia moglie ha chiesto, allora cosa facciamo? Cosa facciamo? Nel senso, io non vengo in mare, esatto, senza che cosa facciamo. No, ho fatto un po' di sensibilizzazione in casa per dire che ci siamo messi così, cosa faremo? Mia mamma ha detto no, sì, se non si fa da voi non si fa. D'accordo, ci sono le pratiche nefaste, questa è una per voi occidentali. Guarda, ci sono delle famiglie in alcuni villaggi dove prendevano le bamboline, facevano, oppure c'è il rito alternativo che viene proposto anche qui in Italia, e si dice vabbè, facciamo la punturina sul clitoride e così abbiamo risolto tutto. È un modo come un altro per mantenere il
controllo della donna in questo modo, per avere sempre il controllo del corpo della donna. Non è così drastico, cioè adesso fare meglio fare un passo alla volta che è una cioè non è difficile. Senza proporre, ci sono anche persone che per esempio pensando di risolvere le conseguenze fisiche fanno l'intervento negli ospedali, quindi ospedalizzano poi le MGF. Non va bene, prima di tutto perché, esatto, perché tu elimini solo le conseguenze, esatto. È per mantenere una tradizione, ma però trasformandola completamente, possono usare la punturina, che è una cosa che si innocua, potrebbe risolvere un problema anche all'interno del sì, non però, risolve però, niente, però alla fine perché le donne che senso africane ha? Non esatto. vogliono. Che senso ha? Cioè, e sottolineare questa pratica in Italia e cercando di. Non c'entra niente. Così, perché le donne africane, in casa nostra parlo di 7 famiglie poi, perché lui ha 7 fratelli, in Mali, no? In Mali, in casa della grande famiglia. Questa cosa non si fa più, ma noi non abbiamo pensato alla bambolina, alla punturina. Abbiamo detto questa cosa è una cosa che provoca dei danni e non si fa. Ma dall'altra parte abbiamo avuto. Però scusa, tu dici che la fate della festa, la bambina che riceve i regali, perché è un punto. Si fanno i regali per il compleanno, si faranno i regali per altre cose, ma non per questa cosa, perché questa cosa è una presa in giro della bambina. Cioè la bambina viene manipolata a vivere una gioia che non è una gioia, cioè viene in un certo senso falsificata anche sulle emozioni e poi soffriranno sì da sindrome da brave ragazze che devono fare per forza determinate cose per accontentare gli altri e invece non è possibile. Quindi cioè su questa sulle motivazioni però sì. È questo il punto. Infatti io so, capisco infatti quello che dice lei perché dice adesso siamo a tagliare tutto e chiudere. Magari se uno dice ci faccio la punturina, dice magari si può valutare. In Kenya lo fanno, all'età. Di 12 anni come si faceva prima, vanno nei boschi e fanno lì delle feste simulando le cose e poi tornano a casa. Questo io posso anche capire se le fanno posso capire se si fa alla. Ma nelle sedute di gruppo si lavora su questa cosa, il riempire il vuoto culturale. Ma sono delle cose che vengono fuori e sono diverse. Noi non dobbiamo proporre niente, sono loro che magari facendo le sedute di gruppo tirano fuori, e per ognuno è diverso, per ogni famiglia è diverso dall'altra, quindi noi non dobbiamo dire la punturina sì, la bambolina sì, no, ognuno vive questa cosa nella sua famiglia come meglio crede, perché se questa tradizione lui la vuole portare avanti in un certo modo, lui è il capofamiglia, quindi tutta la famiglia, ben venga, ma non ci deve essere una regola però. Facciamo tutte le bamboline, tutti il villaggio che fa la bambolina e fa la pratica sulla bambolina. No, non va bene, perché non riusciamo così a liberare poi la donna. Sì. Noi personalmente non proponiamo nessun, lasciamo che sia nessun il gruppo rito alternativo. Noi diciamo che sono pratiche nefaste, che portano danni, dolori, anche morte, e quindi esatto, infatti non c'è nulla. Di queste cose qua. Noi abbiamo sempre lavorato, ma molto con discrezione, perché questi sono argomenti che non si possono fare così. E comunque credo che sarà. Tutti lo cioè, capiscono che è una cosa assurda. Esatto. Io poi volevo. No, ma forse registra. Ah, ho capito. No, è talmente radicato nella cultura che se non riusciamo, per me non è tanto il problema del fatto stesso che è da cancellare, penso che siamo tutti d'accordo, è per cercare di trovare un'alternativa che non togliesse via questa tradizione che è talmente forte che dopo gli viene a mancare, c'è un vuoto e quindi è molto difficile toglierla così, violentemente, no?
facciamo la stessa violenza, però psicologica, è questo che volevo dire. Dalla cultura, perché queste donne soprattutto che fanno questa pratica, spesso quando uno li chiede, loro non lo sanno neanche perché lo fanno, perché è una eredità, perché lo faceva sua madre, perché lo faceva sua nonna, da generazione a generazione si sono trovate a farlo, uno come lavoro, perché facendo queste cose, ogni bambina che fanno, i genitori portano qualcosa, o da mangiare, o dei vestiti, o cose varie, per loro è come un lavoro. Essendo come un lavoro, lo fanno di generazione a generazione. Lo fa la mamma e poi quando c'è la figlia che sta accanto a lei, insegna pure alla figlia, da grande farà da generazione a generazione così. Le donne lo fanno. Uno, ci sono dei motivi perché dicevano che le bambine con l'infibulazione, comunque sano, non possono avere rapporti sessuali prima del matrimonio. Questo visto che comunque nella cultura africana, nei tempi passati, era una cosa importante mantenere la figlia vergine, era un segno di gioia, per dire che mia figlia è una persona seria, che tutta l'infanzia fino al matrimonio non ha mai conosciuto un uomo, e anche per l'uomo era una cosa bella, perché dice è solo mia moglie, di possesso proprio fisico della donna, dice è solo mia moglie nessuno l'ha toccata e rimarrà solo mia moglie. Infatti tanti di questi uomini anche dopo chiedevano la reinfibulazione dopo il parto, in modo che rimane sempre la loro donna. Perciò è una pratica che da anni a anni, da generazione a generazione è stata praticata in Africa. Però dico proprio, oggi c'è proprio una diminuzione, perché con l'alfabetizzazione, questa pratica era diffusa prima, perché con l'analfabetismo tante cose, la gente non lo sa, è come uno vive in società, si fanno delle cose, dicono alle loro figlie, guardi che finché tu non fai questo non diventi una donna, finché non fai questo non diventa una donna. C'è il caso di una signora francese, sempre una immigrata, nel Mali, in Francia, che lei ha avuto la bambina in Francia, è cresciuta là, all'età di 10-11 anni lo porta in villaggio in Mali, dove sua madre proprio era una di queste mammane che praticava l'eccisione. Andata là proprio già lei aveva detto a sua madre, assolutamente mia figlia non fa. Questa bambina, vivendo con le altre bambine, giocando, parlano tra di loro, chiedono ma te ti hanno fatto? Ho detto no, ma perché? E tutti i giorni prendevano la bambina in giro, ci sono proprio delle terminologie sia per i maschi sia per le femmine, per dire che non sei stata circoncisa, non sei... tutti i giorni ti prendono in giro, dicono ah ma tu sei così, alla fine la bambina è andata dalla nonna piangendo, mentre la figlia era in Francia, chiedendo proprio alla nonna di praticarle l'eccisione. E alla fine, proprio sotto richiesta della bambina, la nonna l'ha fatta, e poi la madre, quando è ritornata, ha avuto dei problemi sia con la madre che con la figlia, però l'aveva richiesta lei, alla fine si è ritrovata così, eccisa, per solo motivo di contatto con le altre bambine, altre. Perciò è molto difficile. Però penso che l'unica cosa che uno può fare è la sensibilizzazione. Per questo motivo avete visto? Sì, continua. Avete visto questo cartellone che cercano di fare, o sotto forma proprio di teatro, di sketch in televisione, proprio fanno così per fare vedere, non serve più, non fate perché ci sono questi problemi. Se voi vedete la foto, vede la donna proprio, è tipo una strega. Tipo la strega con la bambina tutta impaurita, spaventata che sta scappando da questa strega, dicono musomanica bolokoli ye nyangatai. È proprio un dramma, è un pericolo per la donna. Smettiamo, anche a Dabila, smettiamo di farlo. Perciò chiunque, o in lingua francese o in altre lingue, quando vedono queste sanno. Purtroppo per tante altre cose cercano di fare questi tipi di comunicazione, che è importante per evitare. Volevo, diciamo, evidenziare tre aspetti. Il primo è quello del quadro legislativo. Perché tu hai parlato di disegno di legge, sul Senato siamo a luglio, io credo che questa legislatura avrà difficoltà a chiudere con un passaggio formale un testo di legge, quindi da un punto di vista di impegno politico credo che su questo bisognerebbe fare un lancio affinché chi governerà dal 9 di aprile in poi, comunque a prescindere dal colore politico, perché in questo caso siamo in un altro ambito,
prenda proprio l'impegno rispetto a questo tema. Credo che noi come piccola istituzione un impegno su questa sollecitazione lo possiamo prendere. Poi vediamo attraverso quali rapporti, quale tipo di percorso anche con le altre istituzioni. Poi io chiedevo da ovviamente ignorante al tema, però avete fatto una premessa che riguardava l'aspetto mitologico, per cui sostanzialmente l'identità femminile, l'identità maschile, che con questa procedura cruenta sostanzialmente toglie l'ambiguità. È un po' il tema che nelle altre culture si ritrova con l'identificazione dell'abbigliamento o quant'altro, insomma. Però ecco, anche l'ultimo intervento della dottoressa diceva sostanzialmente si perde un po' perché si abbassa fortemente l'età, per cui non c'è coscienza rispetto a un percorso, c'è sostanzialmente un subire, una manipolazione, no, una mutilazione, e poi ti ritrovi con questa cosa successivamente e forse ti spiegano che l'aveva fatta la bisnonna, la nonna, eccetera, però l'aspetto mitologico volevo capire quanto possa incidere, perché se si può lavorare sull'aspetto del mito, è probabile arrivare al discorso che diceva il Signore prima, cioè, ripeto, io non ho assolutamente nessuna cognizione professionale, però un po' così, per cultura personale, se si lavora sul mito, se si lavora su quel processo di identificazione, mutando le caratteristiche dell'identificazione, del riconoscersi come individuo maschio o femmina, insomma un lavoro che in tutte le culture c'è, e quindi cambiano gli strumenti, non si passa da questa violenza, questa procedura cruenta che poi al femminile è devastante, forse si riesce a fare un lavoro di quel tipo. L'altra questione è, io so che siete già impegnati, però solleciterei il fatto di diffondere fortemente tutte le ripercussioni fisiche e psicologiche, perché di fatto c'è uno snaturare quello che è l'essere umano, la propria fisiologia addirittura, quindi ecco, questi tre aspetti credo che vadano indagati e divulgati. Adesso la giornata di oggi io la considero, come ho detto all'inizio in premessa, un avvio di un percorso. L'impegno noi ce lo metteremo, però ecco, credo che un aiuto forte sia anche il quadro legislativo. Oggi non hai fatto, o meglio non hai approfondito il tema della ripercussione rispetto a ritornare nel paese e il fatto che vi sia comunque l'efficacia della legge. Non è quello che scardinerà il tema della cultura, eccetera, però è un deterrente. Io credo che un deterrente debba essere applicato, perché altrimenti è assurdo sentire che con 500 euro ci siano pratiche, diciamo così, virgolettate, legali all'interno di strutture. È impensabile che si possa fare un'operazione del genere, a mio avviso. Quindi una legge che sia un deterrente nei paesi di origine, ma anche nei paesi tutti, io dico, in Italia se c'è questo vuoto va assolutamente colmato, quindi ci deve essere un impegno istituzionale su questo, e poi il lavoro sul mito, perché si arrivi a dare consapevolezza, se questo è il tema, ed è il tema, perché c'è anche nel regalare la bambola alle bambine o la macchinina al bambino, insomma, le ambiguità esistono, sono nella natura dell'essere umano, e allora se nasce da questo, lavorare su questo porta alle considerazioni che si facevano prima. Era questo. L'Italia è punita dalla legge come lesione personale dolose. Lesione personale grave. Comunque è vero che bisogna fare qualcosa, una legge, però soprattutto è la sensibilizzazione, perché comunque la legge esiste, però sono le cose clandestine che sono i problemi. Tipo un esempio è l'interruzione volontaria della gravidanza, che pure la legge lo permette di fare solo nelle strutture pubbliche. Purtroppo quando ti trovi all'ospedale vengono tante di queste ragazze, magari o non hanno i documenti, non conoscono la legge sulla sanità, che vanno a praticarlo in modo clandestino. Sono tante, pagano anche la cifra di 700 euro, mentre nelle strutture pubbliche sono gratis, non a pagamento, anche anonime,
vanno da questi qui perché c'è la legge e tante lo fanno. Perciò le leggi sono importanti, però soprattutto la sensibilizzazione è la parte più importante. Magari mettono dei sportelli per l'appoggio della donna, dei bambini, per insomma spiegargli che nonostante la legge comunque che deve punire il personale sanitario e parasanitario, chi fa questa cosa qui, che sa quando lo fa, quello che va incontro, anche per le persone che fanno la richiesta, perché purtroppo sono queste persone che vanno a cercare questo personale per farselo fare. Per quanto riguarda il discorso del mito, va benissimo, noi lo facciamo già, noi facciamo parlare il gruppo, è il gruppo che decide qual è il rito che vuole utilizzare per riempire quel vuoto che si è creato con l'abbandono della pratica delle mutilazioni genitali femminili. E per quanto riguarda la legge, volevo dire, speriamo che venga. Credo che questo passaggio possa avere margini tecnici al momento. Non credo proprio che possa essere una rilettura. Perché ci può aiutare moltissimo quando noi diciamo: guarda, questa cosa non si fa perché altrimenti vai in galera, e il professionista sa benissimo che viene radiato dall'albo, e tutte le persone coinvolte in questo fenomeno, anche un insegnante che sa questa cosa e non interviene, viene ovviamente punita per quanto riguarda, ci sono tutti i vari articoli della legge. Ma speriamo che questo venga fatto, perché così possiamo dire: tu vai lì, torni nel tuo paese d'origine, vuoi fare la mutilazione, sappi che quando torni qui tu sei punito ugualmente, perché c'è la punibilità anche se lo si fa fuori. Sofia, tu invece probabilmente voleva sottolineare il fatto della clandestinità. Bisogna quindi cercare di lavorare, da una parte la legge ci dà il gancio e nello stesso tempo fare tutto quel discorso di sostegno psicologico, sociale, sensibilizzazione, che poi ti porta a dire: no, guarda, non lo faccio perché non mi interessa più, è una cosa che fa male, procura delle conseguenze terribili, quindi non lo facciamo. Oh, io solo volevo dire allora, siccome è fatta una domanda se qualcosa di religione o no, volevo dire una parola su questa domanda e poi dire un po' come la situazione attuale nel Mali, come si vive questa situazione. Allora, quello che guarda la religione musulmana, la mutilazione è prima della religione musulmana. Siccome dice una volta che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passava, ha sentito una... Ha sentito una ragazzina urlare, ha chiesto: ma cosa si fa qua? E gli hanno risposto che si sta facendo questa cosa. Allora ha detto: allora se si fa, bisogna dire di fare poco, di non fare troppo, di non mutilare molto. Allora, e per questo che i musulmani hanno detto si può fare, non è obbligatorio, però siccome il profeta ne ha parlato un po', si può fare. Allora, è per quello che questa è la considerazione musulmana. Allora, la situazione attuale nel Mali di fronte a questo problema è che, siccome è un problema culturale, come qualcuno ha detto, sarà difficile vietare subito. È per quello che da noi non c'è legge che vieta. Però quello che si fa è i politici che sono scesi sul campo. La prima donna, la lotta contro la mutilazione è cominciata alla fine degli anni 90. Allora, siccome il Mali è stato un grande cambiamento dal 91, veramente siamo entrati, adesso possiamo dire che noi siamo entrati nella democrazia proprio, perché c'è la libertà di presse. E si può dire quello che vuole sulla radio, sulla televisione e sui giornali, e i giornali ci sono tanto, e le radio di prossimità, le radio private ci sono tantissime, e anche sulla televisione si fa il dibattito, anche nell'assemblea, e le donne sono adesso facendo una lotta per poter fare delle leggi per le donne. Anche è stato creato un ministero
che si chiama il Ministero della Famiglia, della Femme e dell'Enfant, donc, per poter affrontare i problemi di questo tipo. Allora, è una scelta politica adesso nel Mali, parlare molto di queste cose, fare molta sensibilizzazione alla radio, alla televisione, e anche invitare alla televisione le gente della religione. Ho visto dei dibattiti dove vanno i musulmani per parlare di questo problema e per fare più di sensibilizzazione contro la mutilazione genitale. Allora, la politica è scelta adesso. Allora, io saluto molto l'iniziativa perché dove loro vanno un po' lontano. Allora la sensibilizzazione lì è un po' difficile. Si fa la sensibilizzazione, ci sono anche delle ONG come Plan International che fa della sensibilizzazione, che va nei villaggi, però non può andare dappertutto. Allora loro dove vanno soprattutto il paese Dogon, come avete visto, è un paese dove l'accesso non è tanto facile, non è la pianura. Quindi è un po' difficile andare lì. E quello che volevo dire è che adesso la politica è questa, fare molta sensibilizzazione. Non c'è legge per vietare, però la sensibilizzazione si fa. Hanno cominciato con le strutture ospedaliere, come ha detto la Pasqualina, mia moglie è ostetrica, loro hanno fatto delle formazioni su questo, come i danni che può dare. E anche hanno fatto formazione per parlare con le donne adesso che vengono a partorire, che hanno molti problemi, come è stato detto, hanno molti problemi le donne che hanno subito la mutilazione. Allora loro hanno fatto delle formazioni per parlare con loro, sensibilizzarle molto su questa tematica. E quello che volevo aggiungere. Grazie. Grazie. Ma io volevo semplicemente riportare un po' l'attenzione al nostro ambito ristretto, anche se piccolissimo, di quartiere, insomma, perché di fronte a questa cosa mi viene da pensare che noi lo dobbiamo affrontare come un tema di sofferenza femminile. E quando parliamo di sofferenza femminile, anche noi donne occidentali abbiamo avuto le nostre battaglie, abbiamo avuto le nostre sconfitte, e però ci siamo battute per superare le nostre condizioni di disagio, anche molto forte, e l'abbiamo chiamata emancipazione femminile, quando ci siamo in qualche modo emancipate da una cultura che ci poneva in una condizione di arretratezza comunque culturale, che non considerava il valore della differenza delle donne e la possibilità che questa differenza fosse considerata ricchezza al punto che si superassero delle condizioni che facevano la differenza tra i sessi, e quindi contro le quali è stato anche molto cruento e difficile battersi all'interno delle proprie intimità familiari come persone. E per questo che mi viene da collegare questo vissuto nostro di donne occidentali con questa nuova società con la quale ci troviamo a vivere oggi, e in particolare, dicevo, per quello che riguarda la caratteristica prossima, futura, ma anche già da ora, che il nostro quartiere è un quartiere periferico di Bologna, ma ormai la periferia di Bologna è Bologna stessa un'area molto più vasta di quanto non corrisponda il comune, è una zona all'interno della quale i processi di integrazione si fanno fitti, si fanno accelerati e ci costringono a prendere considerazione delle modificazioni che le diverse culture inevitabilmente comportano, e con le quali noi stessi non possiamo sfuggire dal fatto che ci dobbiamo confrontare. Ecco perché dico, penso e mi piacerebbe, insomma, che noi, per quello che mi riguarda, cercherò di adoperarmi in questo senso,
credo che noi dobbiamo cominciare, potrebbe essere un modo per cominciare questa opera di divulgazione, ma anche di confronto, direi, di culture proprio dal lato delle donne. Noi siamo un quartiere che avrà come composizione sociale una forte componente di immigrazione, abbiamo delle percentuali altissime, 450%, quindi non, da qui al 2018 cambieremo sicuramente faccia. E molte nel nostro quartiere sono le organizzazioni anche femminili che si occupano di una molteplicità di interessi e di attività e che possono essere un veicolo molto importante, direi, per il confronto tra le donne in generale, donne diverse e comunque che vivono da qui in avanti nel nostro territorio. Mi auguro che questo possa essere un campo nel quale insieme possiamo lavorare con la nostra commissione di quartiere e quindi prestissimo, spero, riusciremo a proseguire questo ragionamento. Sì, mi è piaciuto molto il discorso della sofferenza delle donne. Abbiamo alla fine delle diapositive una tabella sulla sofferenza delle donne. Vediamo se riusciamo. Ecco qua. Le sofferenze delle donne emigrate soprattutto. Questo è un intervento che ho fatto all'Ordine degli Psicologi nel mese di ottobre e si faceva vedere quali sono i disturbi che le donne emigrate portano con loro. Varie e diverse sono le sofferenze psicologiche di queste donne, possono trasformarsi in vere e proprie patologie, espressioni di un disagio socio-economico, culturale. Lamentano sintomi o gruppi di sintomi, soffrono di nostalgia per il paese, soffrono di depressione da sradicamento. I sentimenti nostalgici si evidenziano in un disagio interiore, in una sindrome abbandonica, in una depressione da sradicamento perché lontani da casa, dal loro ambiente e dal loro mondo. Spesso soffrono di ansia, disturbi del sonno perché non hanno una casa, non sanno dove andare, non hanno un lavoro, non sanno come mantenere e dar da mangiare ai loro bambini. Soffrono di stress per l'attività che vivono, cioè anche per l'emigrazione stessa, per tutto il percorso che hanno dovuto fare per arrivare qui. Soffrono di traumi perché queste donne che arrivano in Italia vengono da regioni, da luogo dove c'è la guerra, dove soffrono per la carestia, dove hanno visto magari i loro genitori uccisi, magari i loro amici assassinati, magari, ecco, hanno vissuto dei traumi veramente grandi e soffrono di disturbi post-traumatici da stress, che è una patologia vastissima. Tantissimi sono i sintomi e tutti raggruppati in un'unica patologia. Alcune di queste donne, diciamo, hanno subito la mutilazione genitale femminile. Quello che dicevo prima è un altro trauma che ha come struttura tutti gli altri che sono venuti in seguito nel percorso della vita. Quindi mi è piaciuto molto il discorso della sofferenza, cercare di collaborare da donna a donna, da associazioni delle donne ad associazioni delle donne e fare in modo che questo lavoro sia proficuo. È una cosa che io condivido e che mi trovo sicuramente a farlo con piacere. Altre domande? Possiamo chiudere? Grazie, vi ringrazio, siete stati, avete avuto una grande pazienza perché forse abbiamo parlato anche molto, ci siamo dilungati. Eravate così interessati che ci avete reso partecipi di questo interesse, quindi abbiamo debordato, come si suol dire, di tutto questo. Io ringrazio anche la dottoressa Sofia Tu. Grazie a voi. E tutti voi. A presto, spero di vedervi presto.